Con un ariete per abbattere le porte, i carabinieri fanno irruzione negli appartamenti del clan in diversi paesi del Lazio. Sono gli uomini del boss Michele Senese, uno dei quattro re della criminalità organizzata nella capitale. I tentacoli della camorra non risparmiano la provincia e i piccoli centri come Ferentino né Frusinate a muoverli e persino la politica corrotta, scrive il giudice per le indagini preliminari, capace di stringere un patto con la camorra per estorcere denaro a un giovane imprenditore che non si piega. I lavori nel cimitero non sono mai partiti a bloccare l'appalto da 6 milioni di euro. Sarebbero state le richieste estorsive di un consigliere comunale, Pio Riggi. Secondo l'accusa avrebbe preteso una tangente di 600.000 euro. Al rifiuto dell'imprenditore si sarebbe rivolto al clan. Si tratta di soggetti che sono legati ad un'organizzazione ben strutturata che è stata in grado di conoscere financo le abitudini dell'imprenditore. Minacce e intimidazioni. Il consigliere, amico dei boss, fino a pochi giorni fa sedeva in quest'aula. Non c'è nessuno. Qualcuno del consiglio comunale? Non c'è nessuno. Niente. No. Abbiamo già diffuso un comunicato. Eccolo il comunicato. L'amministrazione si dice sconcertata ma sottolinea di agire nella legalità. Nelle intercettazioni la fame di denaro del clan. Se l'imprenditore si fosse arreso, avrebbero messo le mani sui lavori per il nuovo stadio. Ha fatto una cosa che forse non tutti avrebbero fatto, soprattutto a 28 anni. A far gola ai clan era l'azienda di famiglia e l'appalto che si era giudicato. La camorra era convinta di piegarlo. Ho avuto paura sia per me che però anche per la mia famiglia, quindi ti entrano in testa, ti creano una confusione mentale, una paura mentale. Lorenzo Scarsella, a testa alta, rivive il suo incubo. Il politico mi chiedeva una tangente, che io non ho mai voluto pagare perché non è giusto che venga pagata. Pressioni sempre più forti, sempre più rilevanti, fin quando poi non mi ha mandato della gente in ufficio che poi si è rivelata appartenente a un clan camorristico. Lui non cede, la spirale del terrore aumenta. Delle minacce più che fisiche, insomma mentali, nel senso: come sta la tua famiglia, come sta la tua sorella, che fai, che non fai, sappiamo quello che fai, quello che non fai. Credevano di averlo in pugno e invece li ha fatti arrestare tutti. Se si pagano non si levano più di torno, perché la scelta più giusta è quella di denunciare, di andare immediatamente dalle forze dell'ordine. Io forse l'unico rimpianto che ho è che ci sono andato dopo 3-4 giorni e non ci sono andato dopo 3-4 minuti. È l'unica via, l'unica strada, perché tanto queste situazioni purtroppo esistono e vanno affrontate solo in questo modo.